Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Ancora un assalto ad un'azienda di preziosi, ancora una volta nella zona di Tegoleto, comune di Civitella in Val di Chiana. Chiara Sadotti. Hanno prima segato una delle inferriate alla finestra, poi, una volta dentro, in una manciata di minuti hanno fatto razzia di argento per un valore di circa 200.000 euro. Ancora un altro furto in un'azienda di preziosi, nelle mire di una banda, questa volta la New Chains di Tegoleto, nel comune di Civitella in Val di Chiana. In azione nella notte, cinque ladri mascherati che prima di entrare hanno isolato la zona spargendo chiodi sulle strade e piazzando un rimorchio per bloccare il traffico. A metterli in fuga il sistema di allarme, i ladri, infatti, non sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Si tratta del 16° assalto tra tentati e messi a segno ai danni di aziende del comparto Orafo-Aretino da inizio anno, tra questi anche un furto in una ditta che si trova a pochi metri di distanza dall'ultima colpita. Un'ondata di furti che preoccupa non poco l'intero settore della città, primo polo europeo di produzione. Solamente 10 giorni fa l'incontro al Viminale con il sottosegretario Molteni, che aveva garantito il potenziamento dell'attività investigativa. Il comparto vive con estrema attenzione e anche con paura, ecco. Però dopo l'incontro che abbiamo fatto a Roma, secondo me c'è un'inversione di tendenza perché stiamo ad Arezzo, finalmente abbiamo un supporto tecnico e di personale, oltretutto, che viene addirittura dalla Polizia di Stato con con un aumento importante dell'attività investigativa e sono certo che è come quando giochi alla roulette, col banco perdi sempre, con lo Stato perdi sempre e quindi prima o poi verrà risolto questo problema. 2 mesi e mezzo fa il primo colpo, poi nell'ultima settimana altri 3 furti. Stavolta siamo a San Giovanni Valdarno e nel mirino dei ladri è finito di nuovo il bar Pineta sul Lungarno Don Minzoni. In tutto sono stati trafugati circa 650 euro, ovvero i fondi di cassa, ma ovviamente rammarica l'ennesimo colpo che si registra appunto nella cittadina nelle ultime settimane. Un altro incidente nelle strade aretine che vede coinvolto un centauro alle 13 di oggi. I sanitari dell'emergenza urgenza sono intervenuti nella frazione di Montione alle porte di Arezzo. Sul posto si è portata l'auto infermieristica di Arezzo, l'ambulanza della Misericordia e la Polizia Municipale. I sanitari hanno preso in carico l'uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo. E proprio grazie agli operatori del 118, un bambino di 5 anni che era stato trovato esanime in piscina è stato salvato. Sono stati proprio loro a guidare i genitori nelle manovre di rianimazione. Sono stati gli operatori del 118 a guidare via telefono i genitori, tra l'altro stranieri, di un bimbo che era stato ritrovato privo di sensi in una piscina di un agriturismo e così è stato salvato. Allora, dovete prendere, metterlo a terra, rimuovere qualsiasi indumento dal torace, mettervi a livello del torace in ginocchio, con una sola mano posizionata al centro del torace, iniziate a comprimere con questo ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi raccomando, continuate fino all'arrivo dei mezzi. Dall'altro capo del filo, i genitori del bimbo, il piccolo, era stato ritrovato lo scorso 22 luglio nella piscina di una struttura ricettiva di Pieve a Maiano, nel comune di Civitella in Val di Chiana. Al momento dell'arrivo dei genitori non respirava. Fondamentale la chiamata al 112. Salvare una vita a volte è davvero questione di attimi. I genitori dicevano che avevano rinvenuto questo bambino in piscina e che sembrava non respirasse. E subito mi sono prodigata per capire se erano in grado di fare le manovre, ho dato le prime istruzioni, i genitori mi hanno seguito passo a passo, con l'aiuto comunque di un traduttore. E niente, dopo qualche minuto mi hanno detto che il bambino piangeva, che aveva iniziato a respirare. Il bimbo è stato poi trasportato al Meyer di Firenze per accertamenti e dimesso il giorno seguente senza conseguenze. Il 118 può essere veloce quanto si vuole, ma in realtà i primi soccorritori sono le persone che sono accanto all'utente che sta male.
Quindi il consiglio è quello di fare un passo indietro, cercare di mantenere la calma, che non è semplice, indubbiamente non è semplice, ma cercare di mantenere la calma e ascoltare gli operatori di centrale, perché sicuramente sono una guida formata, che con la loro professionalità possono dare chance all'utente che sta male. Un accordo importante e strategico nel sistema dei soccorsi in terra di Arezzo è stato firmato tra la Prefettura di Arezzo, i Vigili del Fuoco e la ASL. Consentirà da oggi l'utilizzo della piazzola di atterraggio sull'elisuperficie presso il reparto volo dei pompieri di Arezzo, proprio per gli elicotteri Pegaso impegnati dalla Regione Toscana per lo svolgimento appunto del servizio regionale di elisoccorso. Un accordo che permetterà l'utilizzo proprio dell'elisoccorso anche durante un periodo in cui rimarrà inagibile a causa di lavori di manutenzione straordinaria la pista dell'ospedale San Donato di Arezzo, che si trova a fianco della centrale 118. Un servizio davvero importante, quello che mette a disposizione la Misericordia di Arezzo, si chiama Self Care. Dal 1 di agosto infermieri specializzati si recheranno gratuitamente a domicilio dei cittadini del Comune di Arezzo per effettuare medicazioni, punture, tutto quanto serve per rendere il cittadino sofferente più autonomo. Dunque una bella iniziativa che segue altre di stampo sociale della Misericordia. È stato messo a disposizione anche un numero dedicato, il 348 51 60 880, al quale appunto si può, come dire, richiedere questo servizio. Parliamo adesso invece di disagio sociale. Prosegue il progetto con le unità di strada messe in campo dal Comune di Arezzo. Sentiamo il bilancio di questi mesi di attività. Ci sono storie di speranza, ne potremmo raccontare tante, da un ragazzo inglese fatto ritornare in Inghilterra che ora ogni tanto ci scrive che sta in dei percorsi, va benissimo, di un ragazzo del Mali che appena conosciuto aveva i documenti e l'abbiamo accompagnato noi in Val di Chiana e voglio dire sta lavorando già in delle aziende agricole. Ci sono anche storie di quelli che qualche volta rifiutano invece i servizi. Ci sono tante storie di speranza di chi ce l'ha fatta a riprendere in mano la propria vita, ma ce ne sono anche tante altre. Chi le conosce bene sono gli operatori dell'associazione DOG dentro gli orizzonti giovanili. Il lavoro che facciamo è quello di mappatura per tutta la città, individuiamo le persone che vivono in strada, vediamo un pochino il numero quello che è e poi le tre fasi di lavoro è molto semplice, facciamo un lavoro di informazione per dire i servizi che ci sono sul territorio e dei quali possono usufruire, se sono in grado di andarci da soli bene altrimenti li accompagniamo noi, la terza fase è quella di riduzione di un danno evidente che già hanno delle persone che vivono in strada da molto tempo. Noi ogni settimana contattiamo almeno una ventina di persone, tra queste in un mese arriviamo a fare anche un centinaio di contatti, però quelli problematici abbiamo detto sono una ventina, hanno doppia diagnosi, diciamo così, di dipendenza se non tripla addirittura, quindi il lavoro è molto complicato. Gli operatori di strada da tempo hanno unito le forze con il Comune di Arezzo mettendosi a disposizione per la programmazione di interventi a sostegno delle gravissime povertà. Adesso si traccia un primo bilancio. Continua il lavoro di collaborazione tra le unità di strada che sono il presidio ultimo per portare dentro i servizi chi in qualche modo è fuori e la Polizia Municipale che ha già pronto un dossier di quelle persone che pur con il grande lavoro di unità di strada ritengono di non voler rispettare le regole e allora per quelle partirà un percorso di foglio di via dalla città di Arezzo. In tutto questo con una partecipazione e coinvolgimento dei cittadini disponibili e ve ne sono in particolari zone che sono essi stessi protagonisti sia di segnalazioni sia di momenti di confronto dove tutti in qualche modo dimostriamo la volontà di dare una mano ma al tempo stesso la rigidità di non essere disponibili ad atteggiamenti che non abbiano a che fare col decoro, con la sicurezza, con il rispetto delle regole. Il progetto è stato anche utile per la programmazione degli interventi in città. Tutto quello che abbiamo portato avanti, soprattutto come dicevo per il recupero delle aree degradate, quindi anche linee di finanziamento PNRR, grazie a questo contributo, grazie a questa collaborazione ha permesso di portare avanti interventi che vadano a migliorare anche quella che è la marginalità sociale, quindi per dare una risposta concreta sicuramente ai cittadini e che dovrà essere il fulcro poi dopo anche dello sviluppo urbanistico della nostra città. La raccolta di firme per il referendum contro l'autonomia differenziata parte anche ad Arezzo. Questa mattina il tavolo di raccolta nel piazzale di via Montecervino, antistante la CGIL di Arezzo, erano presenti i promotori del referendum che hanno costituito un comitato al quale ha aderito il gruppo che aveva già creato
la via maestra. La legge sull'autonomia differenziata va abrogata, afferma il Comitato, perché aumenterà i divari territoriali e peggiorerà le già insopportabili diseguaglianze sociali a danno di tutta la collettività. E adesso invece parliamo di lavoro, perché sono davvero molto preoccupati i lavoratori del CUP di Arezzo, e una di loro, una lavoratrice, Stefania Biagi, a nome ovviamente di tutte le maestranze, ha inviato un video messaggio al presidente della giunta regionale. Il motivo è proprio la decisione dell'ASL di ridimensionare il servizio e quindi ci sono a rischio tanti posti di lavoro. Sentiamo. Mi chiamo Stefania, lavoro in appalto al CUP dell'ospedale di Arezzo. Lavoro lì da più di 20 anni, passando da un appalto ad un altro, sempre nell'incertezza delle condizioni di lavoro, ma continuando sempre insieme ai miei colleghi a svolgere al meglio questo servizio che riteniamo fondamentale per la cittadinanza. In questi giorni apprendiamo che l'ASL tende a ridurre il servizio, con questo le nostre ore di lavoro. Le nostre paure di sempre si sono concretizzate. Alcuni di noi perderanno il posto di lavoro? Siamo davvero un servizio che non serve al cittadino? Presidente, la invito a venire a trovarci e, prima di acconsentire questa decisione di tagli, ci ascolti. E allora il prossimo 31 di luglio l'incontro poi dei sindacati confederali con l'assessore regionale alla sanità, all'ordine del giorno proprio la tutela occupazionale nel più ampio contesto di una riorganizzazione della sanità territoriale. Sicuramente ci sarà modo, ecco, di parlare anche di questa situazione del CUP. Adesso invece parliamo di Via Fiorentina. Ieri il Consiglio Comunale aperto, a cui hanno partecipato anche i cittadini, le posizioni sono ovviamente rimaste distanti. Dalla prossima settimana, tra l'altro da lunedì 29 luglio fino a sabato 3 agosto, ci sarà un nuovo stop al traffico appunto nella zona di Via Fiorentina, proprio per la ripresa del cantiere. Sarà infatti istituita la chiusura totale del transito appunto delle auto e dei veicoli in Via Fiorentina, nel tratto che va dall'intersezione con la viabilità interna di accesso ai civici 140-216 e in viale Amendola, l'intero tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su via Fiorentina. Quindi insomma una settimana di disagi per chi lavora, abita e opera in questa zona. Parliamo adesso invece di acqua, un ruolo davvero centrale, quello della diga di Montedoglio, per evitare ovviamente momenti di difficoltà, soprattutto per il settore agricolo, diga di Montedoglio che però ancora appunto non riesce a sopperire a tutte le difficoltà. Sentiamo. Chiaramente c'è un beneficio sì di sicurezza di quantità di acqua, ma anche di qualità di acqua, perché tutte le captazioni che avevamo noi erano tutte acque poi che dovevamo trattare per essere utilizzate. Questa cosa per noi è stata un miracolo. Io ho due motopompe da 100 cavalli l'una che stanno pompando acqua sul campo alla media di 3.800 litri al minuto. Ma quanto vanno a consumare di gasolio? Quanto inquinano queste pompe rispetto ad avere semplicemente l'acqua in pressione? Sono questi i due volti della stessa medaglia: l'agricoltura legata al sistema occidentale di Montedoglio, dove la presenza della più grande riserva d'acqua dell'Italia centrale non riesce ancora a soddisfare i bisogni irrigui delle imprese agricole. L'acqua infatti c'è, ma non può essere utilizzata perché in molti territori mancano i cosiddetti distretti irrigui. Un paradosso al centro di un incontro tra imprese agricole e amministratori riuniti dal consorzio di bonifica con le organizzazioni professionali agricole e AUT e la Camera di Commercio. Un momento importante per fare il punto della situazione sulla distribuzione dell'acqua e sulla realizzazione dei distretti, quindi vedere quali sono i distretti esistenti, ma soprattutto capire quali dovranno essere realizzati in un prossimo futuro per dare risposte alle imprese del territorio che sempre di più hanno bisogno di acqua come elemento strategico per poter continuare a produrre e rimanere in vita.
Regione e autorità di bacino accendono adesso la speranza di ritorno da una riunione con il commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno di scarsità idrica. Abbiamo messo a punto un pacchetto di interventi e anche grazie alle progettazioni già fatte da EAUT e del Consorzio di Bonifica, un pacchetto di interventi che abbiamo sottoposto al commissario nell'ambito di un accordo di programma che stiamo ridefinendo e che ci auguriamo possa venire finanziato dal governo nell'ambito dei prossimi interventi sull'emergenza idrica. Finanziamento che ci consentono di chiudere praticamente il cerchio e di essere autosufficienti per tutti gli usi e, lasciatemelo dire, anche forse di alleggerire un prelievo da falda che magari, come dire, in tempo di pace va fatto. Siamo alla pagina dello spettacolo Turci e Castaldo per gli anni dei giganti, uno spettacolo tra musica e parole animato proprio ieri sera alla Fortezza di Arezzo. Lascia che sia fiorito, Signore, il suo sentiero, quando a te la sua anima e al mondo la sua pelle dovrai consegnare, quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Paola Turci e Gino Castaldo nello spettacolo Il tempo dei giganti per l'estate in Fortezza, che entra così nel vivo. Un viaggio tra musica e parole ispirato al libro dello stesso critico musicale Il cielo bruciava di stelle, la stagione magica dei cantautori italiani per celebrare il triennio d'oro della musica italiana con pezzi di Dalla, Battiato, Guccini, De André, Battisti, Daniele e tanti altri. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. È stata un'idea proprio venuta un po' chiacchierando, immaginando progetti. Allora la domanda era: c'è stato un momento nella storia della canzone italiana che ha qualcosa di speciale, di irripetibile? E senza dubbio c'è, ci siamo risposti, esiste un periodo, diciamo intorno al 1980, quegli anni lì, in cui è successo veramente qualcosa di incredibile, è stato un momento unico, purtroppo irripetibile, sarebbe bello che invece, e chissà che magari un domani lo sia, in cui quelli che noi abbiamo chiamato i giganti, cioè i massimi esponenti della canzone italiana, erano tutti attivi nello stesso momento e stavano producendo alcuni dei dischi più belli della storia. Quindi noi raccontiamo quei tre anni che hanno effettivamente una... E da lì avevo l'idea di farlo poi in questa forma, speriamo un po' originale, che è quella di mischiare il racconto, i video, facciamo anche vedere loro, i giganti, e Paola che sta dimostrando una capacità di interpretare questi capolavori assolutamente sbalorditiva. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.